Ammazza che freddo che fa oggi qua in montagna. Andiamo a vedere la camminata in pianura, camminata in salita, camminata in discesa, che sono una diversa dall'altra. Andiamola a scoprire. Partiamo dalla camminata in pianura, che più o meno è quella che sto facendo adesso io. Qua sotto vi metto il consumo calorico, così se volete farvi il calcolo capite quante calorie si consuma camminando. Nel mio caso più o meno per fare 3 km consumo circa 90 calorie, quindi come dire un pacchetto di cracker, poco. In più la muscolatura lavora poco, quindi è un lavoro di bassa intensità. Quindi se per esempio il tuo obiettivo è quello di dimagrire camminando in pianura, non è che sia sbagliato del tutto, è che veramente devi fare un sacco di strada e ci sono metodi molto più veloci, molto più efficaci che ti fanno ottenere risultati prima. Questo perché camminando in pianura il nostro battito sta relativamente basso e in più abbiamo pochissima attività muscolare, quindi non aiuta tanto. Almeno che non vivi mangiando solo erba, allora la situazione è diversa, giusto? Dice di sì. Camminata in salita, beh, camminata in salita è tutt'altra cosa rispetto alla pianura. Sicuramente il battito è più alto, si consuma un po' di più. È difficile dire quanto si consuma camminando in salita, perché dipende da quanto è ripida sta salita, ma facendo finta che sia una salita media, anche un po' impegnativa, ci possiamo avvicinare anche al doppio del consumo calorico rispetto alla pianura. I muscoli lavorano sicuramente molto di più, più è ripida la salita, più i muscoli, soprattutto i glutei, si attivano per spingerci verso l'alto, quindi è un lavoro completamente diverso. La salita, se soprattutto è ripida, è un ottimo allenamento, va benissimo per dimagrire, va benissimo per la muscolatura, va benissimo per il cardio. C'è solo un problema, che normalmente finita la salita c'è la camminata in discesa. È un po' una cosa strana, nel senso che il dispendio calorico è relativamente basso perché noi andiamo a favore di gravità, quindi ci agevola il lavoro, poi ovviamente un po' sale perché l'attività muscolare è molto alta, ma va analizzata un po' nello specifico perché è un tipo di attività muscolare completamente diversa da quella della salita. Quando noi facciamo una salita il nostro muscolo si contrae per mandarci su, questa si chiama contrazione concentrica, una contrazione muscolare molto sicura, diciamo tra virgolette. Quando noi invece andiamo a affrontare una discesa cambia tutto, il nostro muscolo continua a contrarsi ma per frenare la discesa, questo prende nome di eccentrico. È un'attività muscolare molto impattante e devo dire la verità è anche abbastanza a rischio. Questo ovviamente non vuol dire che camminare in discesa faccia male, però se non sei tanto allenato e affronti una discesa bella ripida è facile perlomeno che il giorno dopo tu abbia male forte alle gambe, se ti va bene magari hai anche qualche tendinite. Quindi come abbiamo visto la camminata può variare tantissimo, noi possiamo usare queste variazioni a nostro vantaggio. Se per esempio siamo all'inizio stagione, vogliamo farci delle camminate, non siamo al massimo della forma, magari cerchiamo di evitare le discese lì ripide, ci facciamo dei giri un po' ampi, un po' anche con delle salite, però magari i ritorni li facciamo un po' più dolci allungando il giro, oppure per esempio prendendo anche gli impianti. Dalle montagne è tutto, se vi è piaciuto il video lasciate un like e buone camminate a tutti.